L'acqua che ho preso. Allora, il microfono è il microfono ed è già buono, quello buono. Se, se lo se apri funziona. Senti. Ok, quindi qua siamo a posto. Questo è già quel bypass, ti faccio la doppia. Vado con la doppia così per questo la mollo come al solito. La musica. Da per lì stavamo bene anche. Curva Rubiera con anche Grazie.
questo? Vai, Nico! Ciao! Non l'avevo visto nella lista. Vieni a bere. Il resto? Il resto manca. O lo vuoi tenere? Il resto manca. Fatelo fare. Sempre lo fa pagare meno. Adesso come fai a sentire tu? Ah, siamo già in diretta. Ah, perfetto. Ok. Siamo già in diretta. Però dice che si sente male. No, però dice che si sente ovattato. Prova. Per la seconda giornata di serie dei playout di Serie A Veretta tra Carpi e Rubiera. Per il Rubiera numero 1 Vivi, numero 2 Bartoli, numero 3 Benci, numero 4 Bortolotti, numero 5 Messacos, numero 7 Santilli, numero 10 Leari, numero 12 Camilla, numero 13 Bartoli, numero 22 Sanati, numero 30 Bonassi, numero 31 Moiluac, numero 44 Ila, numero 55 Pagano, numero 66 Patroncini, numero 77 Carau, mister Calluso Luca. Per i Carpi, numero 1 Giulia, numero 4 Rossi, numero 9 Zannetta, numero 12 Bonaccini, numero 17 Soria, numero 18 Aifrey, numero 22 Ben Giani,
Numero 23, Serafini. Numero 24, Eris. Numero 25, Casa. Numero 30, Sortino. Numero 45, Boni. Numero 94, Ceccarini. Numero 97, Solmi. Numero 29, vice capitano Marco Beltrami. Numero 6, il capitano Pieracci. Agli ordini di Mister Serafini Dad condurranno la gara i signori Schiavone e Nicolella. Buona partita a tutti. Buonasera amici di Lame Sports, per questo attesissimo derby, il quarto derby di stagione, secondo di questa fase di play-out, che ha visto mercoledì scorso il Carpi vincere dopo una partita veramente grande, dove il Carpi chiude il primo tempo più 8, Harakiri dava meno 2 per poi riuscire a vincere di un gol, 24-23, esattamente in finale, un gol negli ultimi secondi, veramente una partita stupenda, ma siamo sicuri che anche oggi questa partita non sarà assolutamente la meno. Oggi il pubblico delle grandissime in ogni ordine di posto, anche il clima non è stato dei più generosi, era il clima tropicale sia in campo sia sulle tribune. Ma torniamo a noi con il Rubiera che attaccherà da destra e sinistra con la classica casacca rossa e i Carpi in casacca nera che attaccherà da sinistra verso il Carpi e suone e passare ringrazio perché nell'andata credo che deve staccare tutti i cuori spinta Bonaccini
partita dell'andata molto concentrato, molto molto concentrato. Vediamo se i ragazzi di Mister Serafini dimostreranno la stessa grinta, la stessa concentrazione. Pieracci chiama l'uscita di Beltrami, che di Rubiera come l'andata non fanno ricevere Nico Casa. Eric uno contro uno, 9 metri per Carpi, per fallo subito da Nico Casa. Beltrami da 9 metri, Pieracci incrocio senza palla, Beltrami prova a fare il blocco troppo dentro, c'è spazio, Nico Casa prova sul primo palo ma solo legno per lui. Il Rubiera avanti di due lunghezze, si distende, Versakos scarica a sinistra, Eric molto in sofferenza anche in questo uno contro uno fatto da Oleari, l'ha messo in grande difficoltà. Chiama schema ragionato per il Rubiera, blocco pivot a destra, incrocio senza palle, pivot si sposta a sinistra per bloccare su Eric, blocco taglia fuori per Beltrami, superiorità numerica, Versakov non spinge, va a tirare con un tiro impossibile! Impossibile, il numero 55 Pavano che cambia e fanno. Non abbiamo ben capito come fosse possibile questo sfondo, perché il giocatore era andato in quella posizione col cambio. 9 metri per. Ma non può se non ce l'hai in mano! No, rigore per spinta da dietro. Entrambi sul pivot. Molto distratta la difesa del Carpi, che sta avendo buono spazio per il pivot. Intanto Ifrey porta, finta di Veskov, cambia il portiere ma non cambia il risultato. Il Rubiera prova a scappare, più tre. Inizio veramente pessimo per i ragazzi di Mister Serafini. 4 minuti, più 3 a Rubiera. Eric in mezzo, sale Ceccarini, va a portare la palla per Nico Casa, uno contro uno, Eric, due uomini addosso, raddoppio, cecca, wow! Che brutto fallo, l'arcio californiano, i danni di Nico Casa e 2 minuti per Bortolotti, che era stato saltato veramente a piedi pari. Ha provato con un braccio ma non si fa. Quindi superiorità numerica per il Carpi. Doppio pivot. Allarga Ceccarini. Pieracci e Beltrami provano a spezzare la difesa. Nico Casa si allarga. Attenzione a Vesco che potrebbe rubare. Ah, egoismo di Nico Casa che in superiorità numerica si è alzato e tirato con un tiro di dubbio senso. Il Rubiera ringrazia e adesso torna in attacco in extra player, perché è andato e sceso il portiere Voljubac. Pagano in centro, giro palla Oleari, Pagano blocks Sortino, si prende il passo su verso uno contro uno di Oleari, palo, gol. Buona per il Rubiera che sta scappando via, più 4 e i supporters del Rubiera fanno festa. Nico Casa si sta intestardendo con degli uno contro uno che però non risultano troppo efficaci. Il Carpi allarga, sta allargando, attenzione a Vescov che ruba palla, tanto spazio per Ceccarini, presa male il pallone, palla per Beltrami e gol di Beltrami che incipita tutto il Vallauri e richiede a tutto il pubblico di alzarsi in piedi e di sostenere i suoi beniamini in questa partita dove il fattore campo sarà sicuramente fondamentale. Tutto il Vallauri dovrà sostenere la propria squadra, perché
perché occorrerà veramente tutte le energie, ogni attimo, ogni pallone, ogni azione sarà fondamentale. Nel mentre vediamo che si rientra dai due minuti Rubiera, quindi parità numerica ma sotto passivo, si alza Pagano, uno contro uno, gol da Vijay Ulina, che in questo momento finora ha preso un tiro su Pagano. Eric si alza, no, scarica a casa, si alza ancora, solo muro per lui, tanta imprecisione. Giro palla verso, come si alza, tiraccio sforzato da parte di Versakov, che fa buona guardia. Jurina, Eric si alza, palla Beltrami, il pubblico dice palla Beltrami, palla in cassaforte. Beltrami che ha fatto una partita monster all'andata e vuole ripetersi. Una piovra. Dopo 7 minuti Rubiera avanti di 3 lunghezze, 5-2. Giro palla per guadagnare tempo da parte di Rubiera, uno contro uno di Eric, saltato come un birillo. Oleari sta facendo veramente quello che vuole con Eric, se lo gira, se lo rigira come un calzino. Ci mettono il pivot, probabilmente proveranno un gioco 2 contro 2, invece no, era per dare dello spazio a Versakov. E mentre nell'altra semifinale playout il Letpan sta scappando a metà del secondo tempo, più 4, 20-16 Letpan contro Siracusa, ma dalla partita dell'andata ci possiamo aspettare un qualunque risultato da parte del Siracusa. Ma torniamo a noi, perché c'è Pagano che dai 9 metri si alza e tende palla da una parte e Jurina dall'altra. Prova anche Nico Casa, che si sblocca, 6-3 per il Rubiera. Tutto il pubblico aspettava Casa. Oleari prova uno contro uno, pallaccia, quindi gioco ragionato per il Rubiera. Sempre Berzacos in cabina di regia che chiama il gioco, le aree a sinistra, Pagano a destra, fa uscire Bortolotti. Berzacos va su Oleari, prova uno contro uno, no, scarica all'ala ma non c'è spazio, si muove il pivot, tiro forzato da parte Rubiera e Jurina ha parato sul ribaltamento di fronte, brutta palla di Eric, prova a recuperare Pieranzi ma non arriva. Ringrazia il numero 12 Cavina, specialista difensivo, che ha fatto una performance monster anche all'andata in difesa, che recupera il pallone. Il Rubiera sta scappando via, sta facendo piano, sta guadagnando un break molto importante. Il Carpi è molto in difficoltà, sia in attacco con giochi molto confusi, sia in difesa. Nel mentre Ceccarini con un cost to cost, sale fino a testa, alla destra, fino a terzino sinistro, si prende anche una spinta che sicuramente non è gustoso, una spinta in volo, e penso non sia nemmeno contemplata dal regolamento una spinta in volo, ma magari mi sbaglio. Giro palla del Rubiera. Bartoli si stringe il gioco, torna all'ala, uno contro uno, Pagano, superiorità numerica. Blocco irregolare fatto da Bortolotti ai danni di Beltrami, che ha cercato Bortolotti di fare tanto spazio per Oleari. Il Rubiera sta spingendo molto su la parte di Eric. Altra palla persa, Lob
2 da parte di Bartoli e Rubiera scappa via 8-4. Il Capi sta cercando tanto il pivot, che è stata una giocata molto importante nel girone nella parte d'andata della prima partita, ma ora il Rubiera si è attrezzato e sta guardando veramente molto molto pivot, non lo fa ragionare, c'ha sempre un raddoppio il pivot. Esce il pivot, palla per Eric, Beltrami dai 9 metri, Beltrami si sente terzino destro, che cosa ci fa vedere Beltrami oggi? Il portiere incredulo ha detto: ma sei proprio tu Marco Beltrami che stacchi dai 9 metri? Forse l'ultima volta che l'ha fatto era nelle giovanili. Ma torniamo a noi. Rubiera 8, Carpi 5. Tiro dall'ala. Gollonzo. Che Iurina intuisce, ma con un frullo strano va dentro. Più 4 Rubiera. 12 minuti della prima frazione di gioco. Elici in cabina di regia, Pieracci destra, esce Beltrami, palla Nico Casa, difesa molto profonda dei Carpi, dai vai, c'è spazio, Pieracci salta l'uomo, ma non vanno via. Prova la giocata Nico Casa, ma non fa. Altro pallone perso. I Carpi in questa seconda frazione di gioco, sembra i Carpi del... In Carpi in questa prima frazione di gioco sembra i Carpi del secondo tempo di Rubiera. Negli occhi non si vede una tigre, ma si vede tanta paura. Non c'è tranquillità, non c'è serenità, anche se in realtà chi dovrebbe aver paura è Rubiera, perché il Carpi può anche sbagliare. Il Rubiera invece, qualora non facesse il risultato pieno, sarebbe fuori. Cambio irregolare, sanzionato a Soria. Confusione massima nella panchina del Carpi. Quindi due minuti sanzionati al Carpi. Palla persa. Potenziale più 5 da parte del Rubiera. Questo è un pallone fondamentale. Ora Rubiera dovrà essere veramente molto molto concentrato per riuscire a fare il break. Di contro il Carpi dovrà metterci veramente tutto per riuscire a sopperire per altri 2 minuti in inferiorità numerica e recuperare il pallone. Serve orgoglio, carattere, grinta, personalità, cuore. Serve tutto ora ai Carpi per uscire da questa voragine che si sta costruendo. Perché il Rubiera in questo momento non ha fatto nulla di trascendente, nulla di fenomenale, ha solamente massimizzato gli errori, le palle perse da parte dei Carpi. I Carpi che, a differenza della prima frazione di gioco dell'andata, non sta utilizzando le ali, ha fatto solamente un tiro con Sortino che non ha centrato lo specchio della porta. Ceccarini ha tirato tra due e tre dalla parte opposta, però nessun tiro dalle posizioni. Ricordiamo comunque Ceccarini sovente ha avuto delle percentuali molto importanti. Probabilmente Carpi, non trovando soluzioni per le vie centrali, sarebbe importante riuscisse a coinvolgere il gioco anche delle ali, anche perché Rubiera sta raddoppiando in modo molto importante sul pivot. Intanto che cosa fa Pieracci? Che finta che si è bevuto! Rubiera in
superiorità numerica e Serafini chiede il time out. Ma andiamo in pausa anche noi. Rieccoci, rieccoci in diretta. E mentre negli altri campi abbiamo l'Eppan che è avanti 23-21 a 9 minuti dal termine. Il Conversano avanti 7-6 sul Sassari dopo un quarto d'ora. Il Fasano avanti 8-5 sul Brixen dopo 12 minuti. Quindi su tutti i campi le partite sono aperte. Sono tutte da giocare, ma veniamo qua da noi perché è quella che ci interessa veramente, questo derby tra il Carpi con la casacca nera e il Rubiera con la solita casacca rossa, in questo clima da stadio con il Carpi in inferiorità numerica e Nico Casa, il più pericoloso dei Carpi, Pieracci si imbalza col pallone, ma evita il problema. Si fa perdonare Pieracci. E la mette dentro in questo momento. Però anche in questo momento c'è caos. Il Carpi, no, non è esperienza, è caos questo. È veramente tanta difficoltà. Vediamo intanto Pagano, Versakovs. Uno contro uno. Due minuti su Pieracci per un fallo su Versakovski. Quindi il Carpi in doppia inferiorità numerica. Ora per il Carpi servirebbe un miracolo da parte di Bonaccini, ma ricordiamo che Versakov, specialista dei rigori, azioni sbagliati pochissimi. Finora ne ha sbagliati zero, tendenzialmente non sbaglia. Veramente, veramente specialista. Mai sbagliato, finta. È sbagliato questa volta, peccato. Si è rovinato la media. Si è rovinato la media. Peccato per il giocatore. Molto bene per il Carpi, bravo Flavio Bonaccini. Ora il Carpi deve riuscire, due uomini in meno, porta sguarnita, pochissimo spazio, palla per Casa, se ne prende due addosso, doppia manata. Oleari fa buona guardia su di lui, nel mentre 15 minuti, fallo, ancora fallo. Nico Casa cerca di far trascorrere il tempo, primo due minuti passato, gioca Casa e la mette dentro, spinta il gol da parte del giocatore in casacca rossa, non ravveduto dal direttore di gara, e il pubblico tutto in piedi a chiedere queste infrazioni. Ma torniamo a noi, Versakov, finta contro finta, che giocata, mamma mia, amici degli spettatori, quanto è forte Versakov, sicuramente il giocatore di maggiore esperienza, Versakov, classe 86, ha giocato in Serie B nazionale lettone e per 13 anni in Germania, e si vede, amici miei, si vede alla grande, perché è veramente un bel giocatore. Nel mentre abbiamo Eric che con il tiro della ruzzola la mette dentro, avrà fatto almeno 6 rimbalzi,
E dall'altra parte, ma dai, dall'altra parte Iurina, super parata, ma difesa d'area dei Carpi e 9 metri. I Vescovs ancora. Oleari si alza. Ah, non ha fatto niente stavolta. Difesa pulita di Eric che tira giù Oleari. Chiamano lo spazzettone. Onestamente, non invidio i ragazzi in campo, ci saranno 30 gradi abbondanti, umidità tendente al 100%, tensione palpabile. Bersico, uno contro uno, e la mette ancora dentro. Nico Casa non si è preso il passo su Bersico, sempre molto efficace dai 9 metri, anche saltando poco. Nico Casa ha tenuto le mani in tasca, quindi c'è tutto lo spazio della porta per Bersico per attaccare. Rubiera più 4 dopo 18 minuti. Che partita, amici miei! Il giovane Serafini, passi a scarica, palla Ceccarini e gol. 12-3, il pubblico Ceccarini prova a rubare palla, non si capisce niente. Vescov uno contro uno, Vescov ancora. Eric ragiona, palla Beltrami, superiorità numerica a destra. Nico Casa, Beltramone in penetrazione, ci mette una pezza voglio. Un pallone questo molto importante. Pallone molto importante del paese. Era questo, però palla rimane ai Carpi. Il pubblico rumoreggia. Koljubac è un portiere che occorre aspettarlo. Tendenzialmente salta sempre. Se non si aspetta e si tira nella croce, probabile che la pari. Palla recuperata, uno contro uno, Leari, Serafini, centro dietro, Pagano, tiro palla passivo, Versacos, tanto spazio per l'ala, Patroncini, gol. Storicamente le ali del Rubiera hanno fatto sempre molto male a Carpi. Sicuramente se ne si lascia tirare praticamente con lo spazio di un terzino diventa un rigore in movimento. I Carpi necessita ancora di cambiare faccia, ha provato un po' a cambiare marcia, ha recuperato qualcosa, però il Rubiera sta ancora conducendo. Serafini, che brutta palla data da Serafini, con l'uomo marcato. Nico Casa, ma cosa ha fatto Leari? Cosa ha fatto? Se non sbaglio, per un fallo analogo andato rosso all'andata a Marco Beltrami, questa volta sanzionato invece solo con 2 minuti. Se non sbaglio il secondo 2 minuti a carico di Oleari. Vediamo i Carpi come affronteranno questa superiorità numerica. Eric, doppio pivot, Soria aperto per spezzare la difesa, Beltrami sul centro dietro, c'è spazio, non fa il blocco Beltrami, tanto spazio e gol con, se non sbaglio, anche spinta in volo, se non erro è la terza spinta in volo.
quando giocavo io non si poteva. Evidentemente hanno cambiato il regolamento. Mi devo aggiornare. Il pubblico chiede quanto ho smesso. Ho smesso a causa Covid. E si ricomincia. Versacos. Empty porta. Porta vuota. Il Rubiera ora deve far passare il tempo. Il Carpi deve massimizzare questi due minuti. Pagano al centro. Torna Patroncini a cambiare. Torna Voljovac. Bonassi scarica. Garau. Palla Pagano. Tira Bartoli. Sì, Bartoli tirato. Iurina. Para. Samuele Serafini. Eric, Carpi, sempre doppio pivot, uomo in più per il Carpi. Palla di ritorno. Solo palo per Sortino. Si era aperto bene, buona finta. Aveva riuscito a battere Voljovac, ma sfortunato. La differenza in una partita sono comunque sempre dettagli. Con palo fuori o palo dentro cambia una vita. Pagano in centro. Che succede? Time out chiamato da mister Galluzzo e andiamo time out anche noi. Rieccoci in diretta qua con Carpi Rubiera, seconda giornata play out. Rubiera più 3 a 8 minuti dal termine, e mentre sugli altri campi 5 minuti al termine, Epal più 1. Ricordiamo, chi vince va a giocare a calcetto lunedì, chi perde continua a giocare. Abbiamo poi Conversano Sassari 1-1 e 8-8 pareggio. Fasano Brixen 12-8. Ma Conversano, Fasano, Brixen, Sassari stanno giocando per qualcosa sicuramente molto diverso da quello che sta giocando qua i ragazzi di Carpi Rubiera, ma sicuramente non meno importante, perché anche qua Carpi Rubiera, ricordiamo, sono venuti in A1 a Bracetto l'anno scorso, due squadre e due cadette. Nel mentre raddoppio Versakov, il Carpi come scorre il Carpi, e gli arbitri, passivo per il Rubiera. Bortolotti, palla persa. Petrani fa buona guardia, gioco ragionato. Mister Serafini dice spingete, ma sono rientrati tutti. Più 3 Rubiera, palla Carpi. Il Carpi piano sta recuperando lo svantaggio iniziale. Chissà, deve essere anche bello iniziare a giocare da subito, ma non è roba per il Carpi dice aspetta un pochino. Palla Beltrami, la prende, rigore per fallo sul tiro del pivot. Beltrami chiede 2 minuti, gli arbitri dicono di no. 9 metri, chi va a battere? Nico Casa contro Voljovac, finte gol. Il Carpi c'è. Sentite come rumoreggia il pubblico. Nel mentre Rubiera, Bonassi in mezzo. Bonassi specialista del tiro da fuori, forse insieme a Benci il ragazzo del Rubiera che ha il tiro da fuori più interessante. Nel mentre Iurina dimostra di essere
un top player. Dimostra che quando c'è, quando serve, lui c'è. E casa dice, si prende un tiro che però non c'entra la porta. Peccato per i Carpi. Bersakov, Bonassi, Garau, niente. Bonassi, terzino. Sì, Eric non si prenderà qualche passo su Bonassi probabilmente. Bonassi anche dai 9 staccherà. Nel mentre vediamo che Soria qualche passo fuori se lo prende. Come detto in precedenza, Bonassi tira da fuori. Beltrami. Minuti al termine, 14 a 11 per il Rubiera. Il Carpi con Samuele Serafini, casa, Eric in mezzo, fa salire Sortino in mezzo, uno contro uno, velocità, incrocia Eric, palleggio, come detto in precedenza, i dettagli anche prima. Sortino, palo fuori, Eric, palo fuori, e il Rubiera e la mette dentro, si passa da un possibile meno 2 a un più 4. Nel mentre vi dico, Elpan, Siracusa ancora X, andata X, ritorno X, quindi domani faranno la bella in quel di Elfan. Ma torniamo a noi, Beltrami, uno contro uno, tiro e parata di Voljovac. Rubi e ancora Pagano, che palla che ha messo alla ruzzola, che però il numero 2 Bartoli non mette dentro. Il Carpi è ancora vivo, Samuele Serafini con un tiro altissimo, ma 9 metri. Tre minuti e mezzo al termine, più 4 Rubiera. Se non sbaglio, Francesco Malago la confermamelo, è una giravolta spaziale quella, giravolta spaziale da parte di Nico Casa. Non c'è neanche Garau fa gol sul primo palo. Garau è una vita che fa gol sul primo palo. Ricordo che l'anno scorso Garau è stato match winner per il Rubiera sempre. Garau statisticamente contro Rubiera, contro i Carpi, pardon, ha sempre fatto gli sfaceli. Nel mentre forse la ruota gira, solo traversa per il Rubiera. Fondo comitato a carico di Eric. Bersakov, Bonassi, uno contro uno e 2 minuti. A rischio ne parlano, ma niente. Perché dicono, suggeriscono che è stato legato Eric. Due minuti al termine, più 3. Palla Rubiera. Palla per Bart e gol. Palla per Bart e gol. Rubiera più 4, 2 minuti al termine. Non sta facendo buona guardia come l'andata. Non è efficace in difesa e non è efficace l'attacco. Ma partita lunghissima. Sale Ceccarini, guardate, attenzione, Ceccarini, uno contro uno, incrocio, Samuele Serafini, doppio incrocio per casa, giù di mano. Nico Casa prende 9. Giro palla, Serafini in mezzo, Eric, Ceccarini e molto aperto, tanto spazio per casa, ma due mani.
arriva un uomo addosso. Vediamo, Icardi sta sbagliando e non sta tornando. Non sta tornando in difesa. Carau! Aiuta Icardi, però se Icardi, dopo aver sbagliato, non torna in difesa, è complicato recuperare. Nico Casa va a lamentarsi del fallo precedente. 30 secondi al termine. Qua cambi per Icardi. Cosa fa Icardi? Icardi sta regalando. 10 secondi al termine. 8 secondi, 7. Serafini, bella scia lì, uno contro uno, si butta dentro. 9 metri. Tiro franco per Icardi. Beltrami, tiro franco. Ricordo, non è possibile fare dei cambi sui 9 metri. Si apre Beltrami, traversa. Si va a riposo, si va a riposo con Rubiera più 5 sul Carpi. Finora in questa prima posizione Rubiera è giustamente avanti perché ha sbagliato meno del Carpi. Carpi molto molto sprecone, tanti errori. Andiamo in pausa anche noi e ci vediamo tra qualche minuto.
Rieccoci qua in diretta a guardare questo secondo tempo di questa bellissima partita. Mi sono gavettonato, prendo l'acqua. Di questa bellissima partita, la seconda partita di del play-out, Serie A Beretta. Valevole per la semifinale. Intanto guardiamo cosa sta succedendo negli altri campi. Ricordiamo che l'Eppan e il Siracusa hanno pareggiato, quindi domani gioca la bella. Domani c'è la bella. Vincerà domani. Probabilmente sì. Poi per i playoff, all'andata Raimond Sassari aveva vinto, Sassari Conversano aveva vinto il Conversano di 5 e in questo momento il Conversano sta vincendo di 2. L'altra per i play, che sta iniziando il secondo tempo. L'altro secondo playoff che vede Junior Fasano contro Brixen, all'andata hanno pareggiato 27 pari. In questo momento il Fasano sta vivendo vincendo 16-11 all'intervallo. Sono ancora fermi all'intervallo a bere qualcosa a Fasano, immagino di fresco. Ma torniamo a noi con il Carpi che sta attendendo i direttori di gara per il fischio. E per ricominciare, il Carpi sotto di 5 lunghezze. Vediamo se uscirà con gli occhi della tigre o se sarà uscito con gli occhi del gattino o della mucca, che dir si voglia, come ha fatto nel primo tempo. Vediamo, preparativi, gli arbitri stanno guardando il tavolo, vediamo se ci siamo, se è tutto a posto nella parte del referto. Si guardano, cenno d'intesa, ma non ha fischietto in bocca Raul, è vero? L'arbitro senza fischietto in bocca difficilmente fischia, hai ragione. Ah, probabilmente Beltrami non era sulla riga. Si ricomincia. Palla a Carpi. Vediamo, subentrato a sinistra. Boni a sinistra al posto di uno spento Sortino per i Carpi. Eric, casa, uno contro uno. Eric, cosa chiama? Niente, Pieracci, uno contro uno, palla a Ceccarini, non vola, non c'è spazio. Casa, via orizzontali, Pieracci, nulla di fatto, il Carpi deve ragionare. Vediamo se alza il braccio, Casa, salta l'uomo, ne salta due, fallo da dietro, cosa ho visto? Due minuti ai danni del numero 12, Bartoli. No, è uscito Cavina. Perché il numero 12 è Bartoli, è Cavina. Giustamente esce Cavina. C'è caldo, vi chiedo scusa. Allora, vediamo. 40 secondi passati, la prima frazione del gioco. Il Carpi sotto di 5 lunghezze, palla in mano. Uomo in più. Giro palla. Esce Beltrami. Casa. Uno contro uno, apre, si butta dentro Eric, ma sulla sua strada trova un Voljuvac, ma non un Voljuvac qualunque, un Voljuvac in forma super, e anche Nico Caso lo trova. Tendenzialmente questo ragazzo fa sempre la differenza. Ora vediamo, mister Galluccio chiama calma ai suoi. Il Carpi ha sprecato due ottime occasioni per accorciare. Oleari. Soria prova a tirare giù di esperienza il pivot per Rubiera, ma a 9 metri. Versakov, Carau,
Giro palla, giro palla. Pagano, Pagano prova. Pagano che ricordiamo esce da un infortunio, la contrattura di coscia all'ultimo. Giro palla. Pagano, uno contro uno. Oleari. Pieracci fa buona guardia. I passaggi corrono. Si alza, palla e blocco irregolare. Blocco irregolare da parte di Oleari. Si distende Ceccarini, non si distende più Ceccarini. Pieracci, casa. Superiorità numerica. Pieracci a dispetto dei suoi 37 anni. Lasciamo volare un tiro che bacia la traversa e va a insaccarsi alle spalle dell'incolpevole Volvas. Vediamo Pagano, Pagano, cabina di regia. Tiro alle stelle ma 9 metri. Sono passati 3 minuti. Rubiera più 4, Palimano. Esce il pivot. Volvas, che brutto tiro che ha fatto, ma angolo per lui. Chiedo scusa a Versakov. Versakov, che gioco che ha fatto! Che dormita di Nico Casa! Che dormita di Nico Casa che si è fatto sbeffare dal pivot. Ma Iulina ci ha messo. Sta messo la faccia, possiamo dire. Ora un'ottima occasione per i Carpi, palla molto importante. Beltrami, Pieracci, Eric, Pieracci prova l'uno contro uno ma non va via su Oleari. Oleari, classe 2001, anche lui giocatore cresciuto veramente tanto in questa stagione. Riprova uno contro uno, Eric salta l'uomo, si prende lo spazio ma va giù ancora Voljuvac che ci mette la gamba. Spazzettone! Oggi lavora, eh? Ah sì sì, è vero Rau, con questo caldo veramente Spazzettone lavora veramente veramente tanto e ci mette anche tanto impegno ragazzo. Under 15. Under 15. Under 15. Bauta, Bauta che ringraziamo. Casa, Beltrami, giochino, si alza, no, non va, non va, non va, sale Ceccarini, Pieracci, torna indietro, Caos, si è accorto Bortolotti che ha sbagliato a toccare Pieracci, che se non l'avessi toccato forse avrebbe commesso pressione di passi. Eric, Casa, torna indietro, cambia mano, Carpi in grande difficoltà. Senza idee. Eric, palleggio, Casa, palleggio. Che dire? Che dire? Nico Casa ha veramente questa volta tolto le castagne dal fuoco. Ora i Carpi necessita di un Nico Casa del genere per recuperare. Perché deve recuperare. Però come insegna Mirko Serafini, se fai gol ma non difendi, il gol non serve a niente. Il gol vale solo se ci metti anima, corpo e difendi con il cuore. Nel mentre Vesakov fa salire Patroncini. Vesakov spende il tiro e buca. Non so quanti gol ha già fatto Vesakov sopra la testa del diretto difensore. Casa viene spinto da dietro. Ma niente. Gli arbitri penso hanno visto un errore nel punteggio, nel tabellone.
18 a 14. Stanno facendo rapido check e si può riprendere. Palla Pieracci, squadra in parità numerica. Beltrami spezza a destra, sale Ceccarini. Beltrami prova il blocco, ma Ceccarini si è andato a infilare dentro. Non aveva possibilità comunque di fare uno scarico, perché Beltrami era dietro al difensore, al terzo. Stava bloccando il 2 nel mentre. Pieracci, Eric. Non solo! Ottima lettura! Ottima lettura da parte di Monza. Eric ancora. Casa, passa l'uomo. Pieracci! Penso non sia due minuti, perché comunque ha fatto infrazione dei passi Pieracci. La partita mi sembra ormai molto ferma. Entrambe le squadre, Pieracci, situazione di doppio. Il Carpi, il Rubiera mi sembra scarso, è stanco, il Rubiera è stanco, il Carpi è cotto. Non ha più gambe per poter correre. Ora penso che vincerà la squadra che commetterà veramente meno infrazioni, meno errori. Tipo questa sicuramente è un regalo. E mentre guardiamo, Pieracci, Beltrami, Ceccarini. Pieracci ancora, prova una palla, Beltrami che viene strattonato. Però vediamo che non c'è gioco ragionato, c'è tanta improvvisazione di cercare un uno contro uno, ma senza soluzione. Non vedo giochi chiamati da nessuna delle due parti. Si sta improvvisando veramente tanto. Nel mentre vediamo che Serafini Davide butta nella mischia Serafini al posto di Pieracci, che è molto stanco. Casa prova a dar via, ma non ci riesce. Devo ammettere che si sta veramente caricando la squadra sulle spalle e ci sta dando veramente tanto. Però si è impostato sulle persone, hai ragione. Giro palla, ha rischiato, penso fosse il doppio, ma non va. Però vediamo caos. Questo è lo sfondo. Vedete, cari amici, vedete amici, non ci sono, ormai non c'è più gioco ragionato, ci va con dell'uno contro uno, con tanti errori. Contropiede, padroncini gol. Ancora scopettone per dove era caduto Nico Casa. Mister Serafini prova a dare un attimo di riposo anche a Beltrami, visibilmente stanco. Giro palla per i Carpi. Giro palla, Carpi. Fa salire Boni, sale Boni. Uno contro uno. Salta l'uomo, ma non riesce ad andare via per il raddoppio di Cavina. Cavina lì in mezzo sta facendo veramente un eccellente lavoro. Casa, uno contro uno. Eric. Serafini molto per gli orizzontali. Salta da 2 centimetri dal fondo Ceccarini, ma fa buona guardia Voljovac. Garau prova il lob morbido sul subentrato Bonaccini, ma non va, si mette una pezza.
Riccardi ha sicuramente tante occasioni per rientrare, ne ha avute, le sta continuando ad avere, però in questa seconda frazione di gioco sta facendo veramente molta fatica a trovare delle soluzioni. Serafini in faccia, difesa in faccia che gli arbitri danno solo 9 metri. Casa viene ancora spinto, Serafini in volo e fa buona guardia Voglimas. Il Carpi non sta creando un gioco ragionato. Il Rubiera più 4, palle in mano, minimo sforzo, minima resa questa volta. Prova però anche Rubiera, uno contro uno, Patroncini può recuperare, Boni. Che il pubblico come urla, però il pubblico ci crede, il pubblico sta ancora sostenendo la squadra di casa. Perché mancano 18 minuti. Rubiera più 3, partita ancora apertissima. Oleari si beve Soria, ma cosa ci fa vedere Bonaccini? Che altra parata! E casa! Il pubblico del Vallauri! Il pubblico del Vallauri è con i piedi che urla, sale sopra la mia voce! E cartellino giallo per Gennaro Di Matteo! Raul fa notare che il Carpi non è mai riuscito a recuperare lo svantaggio di due reti, quindi questa palla è mentalmente fondamentale, perché se il Carpi la recupera il Rubiera potrebbe subire molto a livello psicologico. Ricordiamo che se Rubiera non fa un tezzo pieno, domani non ci sarà la partita, perché il Carpi vincerà grazie alla vittoria di quelli mercoledì a Rubiera. In tutta la panchina del Carpi chiama il pubblico, chiama il proprio pubblico. E altra palla recuperata da Boni. Cosa vediamo? Nico Casa si trascina e gol! Tutto in piedi! Gol molto importante! Gol! E gol fondamentale! Ed è arrivato puntuale il time out da parte del Rubiera! Tutto il pubblico in piedi! Guardate, signore e signori! Che spettacolo il Vallauri! Che spettacolo! Ma torniamo sulle squadre, o meglio, andiamo un attimo in pausa anche noi. Momenti di gioia al Vallauri, qua sta
c'è sta è momenti comunque bellissimi, uno spettacolo stupendo, che bello sport. Tanta gente a guardare questo bellissimo sport, questo spettacolo anche a fronte dei 30 e rotti gradi, ma tutti ci credono, da Carpi ed anche da Rubiera, perché è venuta veramente tanta gente. Nel mentre torniamo nel match, perché sono ripartiti con il Rubiera, con il Rubiera che spinge e fallò rigore, rigore forse anche due minuti per Piracci. Sì, due minuti per Piracci, secondo due minuti per Piracci. Vediamo chi va, torna Belsakov, ricordo che è lo specialista che ha sbagliato solo il rigore in tutta la stagione, è improbabile che ne sbagli un altro, è praticamente impossibile, la mette dentro. Corrando Bonaccini, autore comunque da quando è entrato di una buona performance, e Rubiera rispinge a meno due attacchi. Vediamo, gioco lento i Carpi, gioco ragionato. I Carpi in inferiorità numerica, porta sguarnita. Porta sguarnita per i Carpi. Nico Casa. Nico Casa si alza sui 9 metri e la mette dentro. I Carpi torna meno uno. Inferiorità numerica, vediamo se tira i Carpi. No, va uno contro uno ma non va. C'è Nico Casa che ha fatto una bellissima difesa su Versacos, perché è riuscito a recuperare. Qui siamo a metà del secondo tempo, Rubiera più uno, palla in mano, Versacos e uomo in più. Sale Oleari, Pagano, Versacos di Antiro, la tocca Bonaccini, si butta Boni, che Boni forse spinto da Patrocini, ma i direttori di gara dicono che è 9 metri, forse perché era contro palla dentro l'area. Però il Carpi ci sta mettendo grinta, carattere. Pagano, Boica, Patrocini. Patrocini slisce. Il Carpi per la prima volta in tutta la gara ha la palla del pareggio, grazie Raul. Arriva il time out di Mister Serafini con ancora tutto il pallone in piedi, tutti in piedi. Andiamo per dovere di sponsor, che ringraziamo in time out anche noi. Rieccoci, mamma mia che partita, che match, che adrenalina. C'è un caldo, Raul, c'è un caldo qua. La tifoseria, il caldo, il cuore. Vediamo. Squadre in parità, no. Il caldo è ancora in inferiorità numerica. Si ricomincia, porta sguarnita per i Carpi. Nicola? Hai ragione Raul, vediamo Nico a destra, mettiamo il mancino al centro. I mancini in genere sono famosi per essere centrali per i loro ragionamenti. Tiro palla, Casa, Eric, Casa, no non va. Porta sguarnita, no c'è Bonaccini, porta.
Icardi sbaglia con un tiro un po' forzato. Il pareggio, Pagano, uno contro uno, tiro forzato, niente, 9 metri. Per fallo di casa su Pagano. Il pubblico rumoreggia. Tutte e due le tifosi le rumoreggiano. È una cosa bizzarra questa. Oleari, palla uno contro uno su Beltrami. Ci mette, Beltrami viene saltato. Massoria, barra. Pagano, uno contro uno. Salta, che bella palla che è stata data al pivot, il numero 2 Bartoli. E gol! 13 minuti al termine, siamo in pareggio. C'è spazio per Pagano. Solo esterno della rete con le Boni. Boni ha sbagliato in contropiede. La palla del più uno. Ma c'è paura negli occhi delle squadre. Ora la stanchezza ormai è una cosa opinabile. Entrambe le squadre fanno delle scelte opinabili, perché anche uno come Versakov non dovrebbe prendersi un tiro del genere. E invece se lo prende. Cosa è successo? Raul, io ho visto una spinta, mettono le mani in tasca, cartellino rosso per il numero 5 Versakov. Onestamente mi è parso di aver visto solo la spinta del giocatore rubianese, ma gli arbitri messi sicuramente in posizione migliore della nostra avranno sicuramente visto o qualche parola o un gesto, qualcosa, però sta di fatto che hanno punito entrambi i giocatori. Ricordiamo che a valle del cartellino rosso il cartellino blu è automatico. Il cartellino blu dopo il cartellino rosso non implica squalifiche per le eventuali partite successive, qualora ci siano. Dipenderà solamente da quello che scriveranno gli arbitri sul referto. Nel mentre, dopo 18 minuti di gara del secondo tempo, il Carpi per la prima volta in tutto il match mette il muso avanti, più uno. Sai cosa dice Bosco? Con gli spazi larghi si gioca meglio, me lo diceva Bosco. Spazio largo si gioca meglio, vediamo com'è. Senza portiere, Rubiera senza portiere. 11 minuti. Chi la vince, Raul? Chi è più freddo? Chi è più allenato? Chi è più uomo? Chi la vince? Nel mentre Pagano. Cambio, Rubiera cambio. Il Carpi scorre. Soria. Corretto. Giusto. 2 minuti per rigore, perché Soria è stato. È rigore. Soria è stato saltato, ha provato a chiudere casa, ma Soria l'ha spinto laterale. Correttamente rigore. Ma Garau, ricordiamo, statisticamente un killer, in senso buono, contro il Carpi. Sempre delle medie veramente molto importanti. Garau contro Bonaccini. Gol.
il Rubiera in parità numerica riaggancia la parità, 21 pari. Che bella partita, che fatica, pensate, condensare una stagione in 9 minuti, in 11 minuti, tutta una stagione, quante ore d'allenamento, quante centinaia di allenamenti fatti, e rigore anche per i carti, per la penetrazione. Attenzione, Voljovac, ci sono colpiti, Voljovac con Eric, Eric che ha chiamato l'attenzione degli arbitri per il contatto, molto molto corretti entrambi i giocatori. Vediamo chi andrà sui 7 metri, sembra Nico Casa per il Rubiera, cambio, va in porta Rivi e anche mister Galluccio prova a mescolare le carte su rigore. Finta di Casa e gol di Casa, il Carpi prova a scappare via, più uno, importante, pallone importantissimo, Oleari, che bella parata che ha fatto Bonaccini, che bella parata, pallone fondamentale, questa è la famosa botta da bowling, pallone pesantissimo, il Carpi potrebbe provare a scappare via, ora Pieracci nella mischia, ora serve intelligenza, freddezza, talento, cuore, sofferenza, esperienza, sicuramente non serve un passaggio del genere. Mamma mia, che tiro che ha fatto, che regalo di Bartoli, ha avuto nelle mani la sfera per pareggiare i conti. Bonaccini probabilmente battuto in questo momento, viene battuto, ma la traversa l'ha salvato. Esce, Soria, Pieracci, gioco di Casa per uno contro uno con Oleari, sotto fallo, 9 metri. L'ha spinto mentre era in volo, Oh, le stai per compagna? È ancora Bautta, l'ottimo Bautta! Oggi lavoro fa gli straordinari Bautta. E oggi ricordiamo, è andato via con l'under 17 di quel dito più grande, che l'under 17 dei Carpi è riuscita comunque a vincere, e a valle della vittoria sono venuti tutti i Vallauri a tifare per i grandi, poi grandi tra virgolette, perché Carpi ha una media di età di 24 anni. Nel mente Nico Casa, Eric, Palligino, Pieracci, Casa con l'uomo attaccato dietro, aveva l'uomo attaccato a modo di zaino, allo zaino. Allora abbiamo visto un Bonni che si è fatto saltare con un birillo, Soria è andato a prendere uno sfondo, è finita con un 9 metri, sono confuso, pittoresco, ma va bene così, è bellissimo questo sport, ormai è saltato tutto. Pagano, uno contro uno, il Rubiera con Bonassi, la mette dentro, Bonassi ha delle percentuali veramente ottime al tiro, Bonassi è veramente veramente molto bravo, anche dai 9 metri, probabilmente il giocatore del Rubiera con il braccio da fuori più efficace. Soria,
6 minuti e mezzo a termine. Carpi più le palle in mano. Casa. E fallo di... Allora, sicuramente rigore per i Carpi. C'è da capire se anche 2 minuti a valle della spinta che ha causato il rigore. Però vediamo che c'è un giocatore, il numero 10, Oleari, a terra, che chiama il cambio. Speriamo nulla di grave per lui. Viene accompagnato fuori, lo mettono seduto. Speriamo possa tornare a giocare questa partita, perché sta facendo una partita monster, veramente un'ottima performance. Vengono chiamati i sanitari. Nel mentre vediamo il solito Bautta, sempre lui ad asciugare il campo. Mamma mia, che lavoro questo ragazzo oggi. ...23 minuti e 38 secondi passati del secondo tempo. Carpi 23, Rubiera 22. Mi correggo, Carpi 24, Rubiera 22, perché Nico Casa è stato anche fortunato nella ribattuta. Però la fortuna aiuta sempre il talento, la fortuna aiuta gli audaci. C'è stato cosa succede? Terzo time out e anche l'ultimo, se non sbaglio, per il Rubiera, e viene chiamato tutto il pubblico in piedi, tutto il pubblico, un coro. Se abbiamo un drone, prendi i microfoni, se abbiamo i microfoni sulle panchine. Presidente, i microfoni delle panchine, se abbiamo, non li abbiamo ancora. Sono rotti. Vediamo anche la tifoseria del Rubiera comunque. E ci chiedono, però costringono ad andare lì nella regia. Lì nella regia per uno degli ultimi pause. Amici miei, 6 minuti di fuoco, ma non è solo il fuoco per la temperatura del Vallauri, è il fuoco per il clima, per la tensione. Vediamo anche Angelo Zannetta in tribuna, in panchina, in campo. Non si capisce niente, trombette. Angelo Zannetta atterrato venerdì dalla Svezia per essere vicino ai suoi compagni. Nel mentre Pagano ci mette una pezza ai Carpi. Mamma mia! Però sicuramente ormai tutti gli schemi sono saltati. Garau! Quanti gol ne fa Garau sul primo palo? Perché il portiere prova a ragionare, dice è la volta che cambia, ma Garau non cambia mai. E ne ha avuto. Attenzione, il Rubiera cambia difesa. Garau, sempre lui su Nico Casa. Io non vi nascondo che a me Garau piace un sacco. Pieracci, Eric, palla, Soria. Mano di Poljubac. Il Rubiera ha la palla del pareggio. Pagano. Benci. In Rubiera, tanta esperienza in campo con Belgi, Pagano. Ricordiamoci che all'andata Pagano è stato match winner per il Carpi, che ha preso lo sfondo. Vorrà sicuramente rifarsi. Pagano. Rigore.
rigore, rigore per fallo di Nico Casa su Pagano. Vediamo, vediamo le smorfie, la sofferenza di Pagano. Sicuramente in questo momento un giocatore di maggiore esperienza di De Rubiera che si sta caricando sulle spalle tutta la squadra. Ormai con Voljuvac in tribuna, va tutto nelle mani, va tutto nelle mani di Pagano. Nel mentre Garau, Garau dai 7 metri contro Iurina, finta e gol di Garau. 4 minuti al termine, X, tutto quello che poteva saltare è saltato. Un campionato riassunto in 4 minuti. Altro che i bignami di scuola. Pierazzi preso da dietro, penso, no? Probabilmente sotto fallo. Nico Casa. Eric. Pierazzi, scarica, Sortino. Sortino, 0 su 2 per lui. Palla è finita in fallo laterale. Sale mister Serafini, Davide lo cambia. Entra Jack Body. Rubiera in 5 più 1 su Casa. Pierazzi. Metri per i Carpi, caos, Raul, questo passivo per i Carpi, 3 minuti al termine, parità, 9 metri, Eric sta dando veramente tanto in questa partita, devo dirlo. Time out, serve Bazzettone, ancora Bauta. 2 minuti e mezzo, Raul. 24 pari. Che bello. Allora, che bello sport. Questo è lo sport che amiamo. Allora, 2 minuti e mezzo, 24 pari. Palla per i Carpi, sotto passivo. Nico Casa, 1 contro 1. Salta. E non è più passivo perché si è toccato la palla del portiere. Quindi si torna a giocare. Il Rubiera sempre in 5 più 1 su Casa. Eric salta l'uomo ma passi. Il Carpi copre la seconda fase. Ora Rubiera ha la palla del potenziale più 1. Dopo che il Carpi è stato avanti per buona parte della seconda frazione di gioco. Benci chiamato per la sua esperienza, Bonassi per la sua potenza di tiro, Paegallo per la sua classe innegabile, Garau perché la mette sempre dentro. Garau la mette sempre dentro. Nico Casa, gol. Nico Casa, gol. Amici miei, 25 pari, non vi nascondo che se io quando giocavo avessi fatto quel tiro lì come Casa, il portiere me la prendeva a due mani. Dico, Casa la mette dentro. Che talento questo ragazzo. 1 minuto e mezzo, pari. Palla, 9 metri, 1 minuto e 1 secondo. Palla per Rubiera, questa è una palla pesantissima. Le squadre sono stanche, tutto è saltato, forse la sfondo questo. Nove metri, 50 secondi. Pagano gol. Allora, ci sono 40 secondi di partita ancora. Il Carpi c'è ancora un time out. Ricordiamo, con il pareggio, time out. Con il pareggio il Carpi
vince con il vero obbligato a vincere di uno almeno per poter andare a giocare la partita da domani. Andiamo, Paolo. Ultimo Paolo. Eccoci, 30 secondi, in 30 secondi palla in mano al Carpi. Se il Carpi riesce a massimizzare questo attacco, il Carpi ha finito la partita, la stagione. Se Rubiera invece non riesce a pareggiare, non riesce a vincere, ci sentiamo anche domani. Non so onestamente le squadre domani cosa potrebbero mettere in campo. Nico Casa, Eric, 25 secondi, Ceccarini, siamo a rischio di passivo per i Carpi, Eric. Allora, il Carpi, 9 secondi, 7 secondi. Il tempo è andato e vince il Rubiera, vince di uno, una partita bellissima. Quindi domani ci sarà alle 19 la bella. Complimenti a entrambe le squadre per la partita e per quanto ho fatto vedere oggi, per il cuore, per il carattere mostrato. Grazie mille dell'attenzione e speriamo di risentirci domani.